Questi sono tutti i moduli delle nostre strutture associate. Quanti saranno? Beh, questi sono almeno un 500. Sono strutture che purtroppo non reggono più alla mancanza di ospiti. Una pila di carte, una sull'altra, storie di attività fallite, di famiglie che avevano investito in bed and breakfast e affittacamere per i turisti che in massa arrivavano a Napoli. Piccoli imprenditori che ora non hanno più nessuno a cui affittare le loro case. Nelle ultime settimane e anche mesi stiamo ricevendo richieste di acquisto di immobili e questo ci preoccupa molto. Ci si chiede chi è che abbia oggi in piena pandemia tanti soldi per poter acquistare tutti questi immobili e per quale motivo. C'è solo un imprenditore che guadagna dalle crisi, che investe non per profitto ma per esercitare potere, la criminalità organizzata. Coloro che detengono molta liquidità sono degli attori privilegiati e le organizzazioni criminali, grazie soprattutto allo spaccio della droga, detengono grosse somme di denaro liquido. Dei 7.000 annunci di alloggi disponibili su Napoli, oggi ne rimangono solo un migliaio. Fabio resiste tra mille difficoltà. Abbiamo aperto a giugno del 2017 e comunque ci vorranno anni prima che recupereremo il fatturato di prima e prima che inizieremo a saldare, dovremo saldare i debiti che abbiamo contratto in questo periodo.